Facciamo un saluto al canale 8. Sapete voi qual è il nostro slogan? Qual è il nostro slogan? No, canale 8 sempre con te. Sempre per te. Sempre con te. Sono tutti stonati qui ad Avana, ma va bene lo stesso, vi accettiamo lo stesso, non è un problema. Tu hai un volto diviso a metà. Sì. E sarebbe? No, bellina, dall'altro sei un po' più aggressiva. Sì, infatti. Ci sta, bene, bene. Complimenti, una bella infermiera. Mamma mia, aiuto. Io mi impressiona la vista del sangue, quindi mi giro dall'altro lato. Star Trek! Un po' così, un po' particolare. Sei un amore. Ma anche tu con le scarpe da tennis. Ragazze, le minigonne vanno con i tacchi? Io sono più moderna. Io sono più moderna. Tu mi sembri un po' attempata, devo essere sincera. Però va bene. Ciao. Ciao. Facciamo un saluto a Canale 8. Ciao. Ecco, ciao. Canale 8 sempre. Ciao, ciao. Che belle. Mamma. Adesso divento fucsia. Va bene, ok ragazzi, buon carnevale. Ci sono anche le suore. Eccola qui, tu come ti chiami? Non scappare. Come ti chiami? Miriana. Miriana, e sei vestita da? Come vestita? Moschettiera. Da moschettiera. Complimenti, sei proprio bella. E vabbè, sempre lei. Tu quanti anni hai? 9. 9 anni, anche tu sei in vacanza da scuola, ti stai divertendo così, giusto? Sì. Adesso vedremo insieme i carri? Sì. E anche i gruppi mascherati, così balliamo un po' e come dico sempre io, ci riscaldiamo che c'è tanto freddo questa sera. Allora io ti faccio un grande saluto e ti auguro un buon carnevale. Ciao. Salutiamo Canale 8. Ciao. Ciao Canale 8. E ancora proseguiamo il nostro giro, grazie Salvo Lentini per le tue immagini e aspettiamo con tanta ansia questi carri che non vogliono arrivare. Devo dire che quest'anno non so com'è, ma c'è un po' di ritardo nell'arrivo dei carri, probabilmente dovuto al fatto che, essendo un po' di meno, stanno cercando di farli uscire dopo. Sì, immagini di un carnevale caldo in una serata fredda. Abbiamo Sebiro Caro vestito da editore. Come ti sei mascherato, da editore? No, quale editore? No, io mi vesto generalmente così. Però dico, indipendentemente, che battuta che fai. È incredibile, battaglia, è sempre battaglia. Pensavo fosse una maschera, no? Da editore non è così. Perché abbiamo Maria Rosa vestita da Super Girl. Grazie. Sempre il solito Giovanni Battaglia, per me qui siamo così in confidenza, ma va bene lo stesso. No, diciamo invece che questo carnevale, a differenza degli altri anni, è diverso non soltanto perché ci sono meno carri e ci sono meno soldi, ma anche perché probabilmente quest'anno vale di più il gioco di squadra, diciamo, la gente ha voglia di divertirsi senza probabilmente spendere troppo. Ci sono tante persone che hanno procurato dal loro armadio gli stessi vestiti, hanno fatto anche bene. Questo l'abbiamo notato, l'abbiamo detto, proprio perché c'è tanta gente, l'osservazione di Sebi è corretta, si vede subito, insomma, tanta gente che malgrado tutto, malgrado la crisi, è uscita perché ha voglia veramente di divertirsi e di dare un calcio a tutto quello che ha trascorso magari negli ultimi mesi di qualche ristrettezza economica, qualche piccolo dispiacere, eccetera. Ha voglia veramente la gente di divertirsi ed è giusto in questo senso che il carnevale si ripeta e si faccia come ogni anno, e anche se rinnovato. Sei di nuovo qua tu? Sì. Saluto a tutti, ok? Un bacio da Federica. Buonasera, saluto a tutta Avana e buon auguri. Ok, buon carnevale. Buonasera, saluto tutto il pubblico, auguri. Non buttiamo la schiuma, Niente schiuma. Io? Un bacio a Danella, ciao. Un bacio a Danella. Saluto a tutti. Saluto a tutti. A mamma. Guardate Canale 8 per la nostra vita. Saluto Canale 8. Salutiamo tutti i telespettatori. Ciao Canale 8. Ecco, li salutiamo tutti i nostri amici di Canale 8. Ricordiamo, siamo in diretta e siamo visibili anche su streaming. Il nostro sito è www.canale8.org. Non dovete spingere però, ragazzi, dovete divertirvi senza buttare la schiuma. Ecco. È giusto, ecco. Ci vuole la mano. Ci vuole una bella stretta di mano. Ciao, ciao.
divertono tanto i nostri giovani avolesi. Giovanni, bambini con le spade ci sono. Ecco, qua ci sono dei bimbi con le spade. Ma io questa bimba bella la conosco. Lo diciamo in diretta il nome? Melanie. Melanie, come sei vestita, Melanie? Da principessa delle rose. Principessa delle rose. Mi piace molto questo vestito. Grazie. Adesso quanti anni hai tu? 8 e mezzo. Quanto sei cresciuta. E io in diretta ti chiedo un bacio, perché lo chiedo un po' a tutti, ma a te in modo particolare. Lo facciamo un saluto a Canale 8, che siamo in diretta? Ciao, guarda, ciao Canale 8. Ecco, poi abbiamo anche le spade questa sera. Loro come si chiamano? Yuri e Ryan. Ecco, sono cresciuti anche loro. Guarda che belli. Avete visto un po' di carri? Ancora no. Anche noi li stiamo aspettando. Allora li aspettiamo insieme e poi vediamo anche i gruppi mascherati. Ok. Credo non ne senti, perché hai pure un bel giubbottino. Allora salutiamo anche mamma e papà. Ancora un buon carnevale. Ciao. E prosegue ancora così la nostra festa, Giovanni. Sì, il ritardo, diciamo così, nella sfilata non rende monotona però la serata, perché la gente, ecco, passa, si diverte. Notiamo che ci sono meno coriandoli, ancora la serata deve iniziare. Molte però maschere bizzarre quest'anno. C'è molta più gente mascherata, molti ragazzi mascherati. Ad esempio, posso dire una cosa pro Canale 8, che da quando siamo in onda, devo dire, è un'oretta che siamo in onda, qui la gente si è triplicata, perché guarda a casa e viene al viale, dico. Questo Sebi succede sempre, ogni diretta di Canale 8 o mezz'ora dopo l'inizio, insomma, chiaramente la gente che è vicina al luogo dove c'è l'avvenimento si riversa a vederlo, lo vuole vivere direttamente. Ecco, in questo momento, Maria Rosa, stanno passando che cosa? Cosa sono? Conigliette, con le gonnelline rosse? Sono le topoline. Le compagne di Topolino. Signorine, io volevo intervistarvi, no, ma stanno scappando. C'è chi è timido e chi no, ci sta un po' tutto, ecco, mamma mia, ci sono anche i giochi di prestigio qui, quante belle coppie qui in giro ad Avola, Minnie e Topolino, ciao! Una festa movimentata, ogni scusa è buona per truccarsi in maniera un po' più estrosa. È passato prima una ragazza ragazzo con un reggiseno comprato in televendita da Canale 8, quello senza allaccio, misura dodicesima. E tu ne approfitti sempre per fare un po' di pubblicità, e va bene anche questo. Va bene anche questo, e nel frattempo ancora noi aspettiamo. Ecco qui un altro bel bambino, vediamo come si chiama. No, non scappare, non scappare. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Salvo. Salvo. Ma come sei vestito? Sei un principe? No, io sono un re. Un re. Ah, sei un re, scusami. Ecco, salutiamo Canale 8. Facciamo ciao. Salutala, ciao. Ciao. Salutala, Salvatore, guarda. E questo re è un po' timidino, mi sa. Buon carnevale, allora. Ci sono anche i re qui ad Avola. Non un principe, mi ero sbagliata. Ecco, qui c'è anche un'altra bella bimba che è coperta per il freddo. Come ti chiami? Giulia. Giulia, sei vestita da? Biancaneve. Biancaneve. C'è freddo questa sera, eh? Sì. E vabbè, però il vestito l'abbiamo messo lo stesso. Adesso andiamo a vedere i carri? Mm-hmm. Ok, allora facciamo un saluto a Canale 8? Sì. Ciao. Ciao, ciao. Salutiamo. Ciao. Buon carnevale, ferme qui, ferme qui, scappano tutti, nel momento in cui abbiamo un microfono in mano diventiamo nemici del mondo, è vero. Ho una signora con la maschera, ecco, è scappata pure lei. Ecco che continuano ad arrivare tante belle signorine. Tu come sei vestita? Da principessa. Da principessa, hai messo anche questo sciallino tutto di pellicciotto, complimenti. Il tuo nome è? Amelia. Amelia, buon carnevale. Grazie. Sei un reduce dalla guerra tu. Complimenti. Eh? Complimenti. Il tuo nome qual è? Il tuo nome? Non so. No, non lo possiamo dire il nome. Niente, allora non lo diciamo. E tu?
Io sono vestita da marchesa. Facciamoci vedere dalle telecamere di Canale 8. Io sono vestita da marchesa. Sei una marchesa, ma come sei fine? E il tuo nome qual è? Arianna Procolato. Arianna, sei proprio bella. Facciamo vedere chi ha conciatura. Questa te l'ha fatta la mamma? Sì. Complimenti alla mamma che ha fatto questa acconciatura così bella, veramente. In mano abbiamo i coriandoli? Sì. Adesso dove siamo diretti? A vedere i carri? Sì. Facciamo un saluto a Canale 8? Sì. Salutiamo. Ciao Canale 8. Ok. E qui dietro chi abbiamo? Dario. Dario. Ma come ti sei truccato, Dario? Da militare. Da militare. E tu? Un altro militare. Giuseppe. Giuseppe il militare. I vostri anni? Io 9. 9? 9. 9. Siete di Avola? No, io sarei veramente di Venezia, però mi sono trasferito qua. Ah, e tu? Di Avola. E tu sei di Avola, avete fatto questa accoppiata, un gemellaggio Venezia-Avola. Siete in vacanza da scuola in questo momento? Sì! E i compiti delle vacanze? Io non li ho ancora fatti. Ah, Monellino, e tu? Neanche io. Neanche tu. Va bene, dai, divertiamoci ormai questa sera e poi li facciamo domani i compiti, va bene? Sì. Salutiamo Canale 8. Ciao. Ciao Canale 8. E salutiamo anche i genitori che sono qui. Nel frattempo Giovanni chiama le mummie. Dall'antico Egitto. Dall'antico Egitto. Salve. Buonasera. Buonasera. Dall'antico Egitto direttamente ad Avola, la mummia di Avola. Ah, ma vuoi fare il presentatore? Qui vogliono fregarmi il lavoro. Allora, quanto tempo hai impiegato a costruire questo vestito? Quanta carta igienica soprattutto? No, beh, siccome c'è crisi ultimamente. Ho capito. E quindi soldi per il costume non ce n'è. Saranno contenti a casa che sono rimasti senza carta igienica. Insomma, sì, infatti sono in giro. Sì. Bene. Sì, ma quanto tempo ci è voluto per incartarti tutto così, tipo pacchetto? Ma un 2 ore. Ok, e per toglierlo come si fa? Non lo so, dovrò cercare aiuto. Dagli amici. Sì, da Angela. Con queste facce, certo che chissà chi aiuto. Infatti. Angela, favolosa cubista. Sì, eccomi qui. Sei un po' più giovane, ti ricordavo più vecchia dall'ultima intervista. Vabbè, ormai con tutti i chirurghi che ci sono. Beh, quindi... Sì, questo è vero. Complimenti, hai anche tutto questo trucco così pieno di brillantini. Grazie. Fatto da sola? No, è mia sorella. Tua sorella. Mia Avviciniamoci, sorella. Facciamo vedere bene questi dettagli del make-up. Sì. Sei proprio bella. Guarda, io mi ricordavo di te un po' più vecchia, effettivamente. E Angela, favolosa cubista, ti ricordi che l'abbiamo intervistata qualche anno fa quando ha fatto la festa qui ad Avola? Sì, al Globe. Però la ricordavo un po' più vecchia. Bene, bene, sono contenta che il tempo ringiovanisce. Ho delle speranze anch'io, allora. Bene, certo, bene. Certo. Ok, il tuo tour per l'Italia prosegue dunque? Sì, ancora a Milano, Torino, Roma, New York. Amici di Maria di Amici come sta? Bene, bene. Va bene, Maurizio Costanzo pure. Non è morto Maurizio Costanzo? No, no, poverino. Scusi. Mi sembrava che era morto. No, 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 è ancora vivo. Non ti fa vedere perché non è che è un bel vedere, però... Va bene, perfetto. Ho capito, senti, ma quando arrivi su Canale 5 là a Mediaset, poi me la saluti Maria? Ovvio. Dici tanti saluti da Canale 8, allora, che magari mi prendono, sai com'è? Certo, a uomini e donne posso fare il concorso. Giusto. Giusto. Io nel frattempo se c'è un posto là, me ne vado pure. Ovvio. Non è male, giusto? Certo. Mi raccomandi tu, Angela, che sei di casa. Va bene, perfetto. Ok, qua abbiamo amiche nel frattempo. Scusa, Maria Rosa. Sì. No, c'è Stadium, il giornalista sportivo Luca Nigro direttamente da Stadium per questo derby calcistico fra Milan e Juventus. Luca, ciao. Chi vincerà lo scudetto? Il Milan? Ciao Giovanni, no, penso che lo vincerà la Juventus, non penso proprio il Milan, soprattutto dopo il risultato di oggi. Quindi. Ma Berlusconi ha detto che sta rimontando anche il Milan. Ma Berlusconi può rimontare in politica, il Milan mi sembra un po' difficile che rimonti, anche perché ci vogliono i punti e le vittorie, quindi... Senti, domani sera Stadium va in onda, no? Domani sera sì, certo. Va in onda? Certo, alle 21, i campionati non si sono fermati, quindi il carnevale non incide sul calcio e sullo sport in generale. Ma c'è stato qualche scherzo? Oggi hanno giocato regolarmente, qualcuno che ha fatto l'Avola? L'Avola 0-0, ha pareggiato fuori casa con l'Atletico Villafranca, ha finito la partita in 9, però ha preso un buon punto. Poi... Palazzolo? Palazzolo non giocava oggi, la Serie D era ferma per il torneo di carnevale di Viareggio. Il Noto? E il Noto pure, perché la D era ferma. Quindi. Rosolini? Rosolini ha pareggiato 0-0 in casa, col Taormina. Il Pachino? Il Pachino non lo so, sinceramente. Insomma, davi ormai un'anticipazione proprio di tutto, un anticipo
di tutto quello che sono, di quelli che sono i risultati che poi domani sera chiaramente a Stadium darete per esteso? Sì, no, domani avremo nella prima parte avremo l'Ellenica di promozione che ha pareggiato 2-2 col Città di Augusta, quindi avremo 4 ospiti dell'Ellenica. E comunque siamo pronti. Poi adesso sono in giro per il carnevale, quindi mi sto rilassando, non sto pensando allo sport oggi. Prossima domenica, campionato regolare, no? Sì, l'Avola, ecco, ne approfitto perché l'Avola giocherà in anticipo il sabato alle ore 15 con la Tiger Brawl in casa, perché la Tiger Brawl ha la partita di Coppa il mercoledì dopo, quindi ha chiesto l'anticipo, e invece di domenica si giocherà il sabato. Per il resto qui il carnevale è abbastanza bello, soprattutto l'illuminazione. Ecco, come lo trovi il carnevale? L'illuminazione è bellissima, non c'è mai stata l'illuminazione così, anche perché arriva fino a casa mia, io sto nella parte alta del Corso Vittorio Emanuele, vicino alla stazione al Palazzo De Masi, quindi almeno è illuminata pure lì. Poi qui ancora i carri non li ho visti, quindi non ti so dire, però c'è molta gente, sono contento che la gente qui sia arrivata oggi. Anche bene, grazie al giornalista Luca Ligro, appuntamento per domani sera con Stadium, aspettiamo anche noi i carri. Maria Rosa, a te la linea. Sì, Giovanni. Intanto io saluto il mio amico Luca e adesso è arrivato il momento di uno spettacolo danzante, perché noi anticipiamo sempre i tempi su Canale 8 e voi siete le strane girls, non lo so, vi chiamerei così io. Complimenti per i... Beato fra le donne! Sono sconvolta. Beato fra le donne! Beato fra le donne! E che donne, che donne! I vostri nomi? Letizia! Marzia! Marzia! Vittorio! Vittorio! Jacqueline! Jacqueline! Jacqueline, perché poi ci sono anche questi nomi così.